sono finali individuali a squadre con atleti di questo livello, è chiaro che ci si aspetta molto e i risultati li vediamo, insomma, la bellezza anche degli incontri. La finale diretta da Marco Muracca, al video arbitraggio c'è Jacopo Rubini, che ha ricevuto il premio, proprio il premio Siclari, lo abbiamo visto, come miglior arbitro della stagione 2023-2024. Tutto è pronto, via! Attacco Battiston, subito a segno. Ora Battiston che prende l'iniziativa. Sempre Battiston. Breve colloquio di Martina Criscio con l'arbitro. Al video prima di giudicare la stoccata. Eh sì, vediamo il consulto, dato la regia ci ha riproposto. Non è partito quando il video. Quando vediamo il tecnico Diego Zucca. Diego Zucca vuol dire che qualcosa non va, non funziona. Eccolo. Lo stanno rivedendo. Adesso stanno rivedendo l'azione contestata. Attacco Criscio. Sulla preparazione. Ora Criscio questa volta. Ha dato continuità all'attacco da Battiston, adesso è corto il suo attacco, prova a guadagnare qualche metro la Criscio, spinge l'avversario in fondo e arriva il suo attacco e ristabilisce la parità 3-3. Vedete l'equilibrio tra queste due ragazze della nazionale che hanno conquistato la qualificazione alle Olimpiadi. Adesso l'attacco della Battiston. Grazie alle prove a squadre. Attacco no, la risposta non tocca e poi arriva la stoccata della Criscio. Non è arrivato subito il suo attacco. Sempre parità. Italia quinta classificata nel ranking mondiale, Italia femminile nella sciabola e ha conquistato così la qualificazione dietro Francia, Ungheria, Corea, Ucraina. Poi Stati Uniti, Giappone. La difesa di misura all'inizio la Criscio sulla sua parte di pedana, poi la ripercorsa praticamente tutta portando l'avversaria in fondo alla sua pedana e poi è riuscita a toccare con un attacco. Va ricordato che la qualificazione è davvero difficile ottenerla, vista la folta concorrenza in ogni continente, mentre paradossalmente l'Olimpiade ha meno squadre, le squadre sono le elette, quelle che parteciperanno ai giochi a cinque cerchi, ma certo la pressione è altissima proprio perché è l'evento che tutti gli atleti, tutti gli ambienti sportivi attendono. Attacco intanto Battiston, arrivata all'interno la sua stoccata. Adesso, luce rossa. Adesso parate risposta Criscio. Va in vantaggio. Ha provocato la sua avversaria, l'ha aspettata in parata risposta. L'atleta delle Fiamme Oro allenata da Benedetto Buenza. Ha provato a fare la stessa cosa, ma questa volta arriva all'attacco della Battiston. 30 anni Martina Criscio. Invece Michela Battiston. Il giovane di 3 anni, 26 anni. Colpo in tempo sulla avanzata della Criscio, c'è questo colpo in tempo alla mano di Michela Battiston. Friulana di Palmanova, 26 anni dell'Aeronautica Militare.
Stesso tecnico Benedetto Buenza. Sulla preparazione la Battistone a partire, ottava stoccata, minuto di pausa e la Criscio comunque ha riconosciuto di essere stata toccata e l'arbitro l'ha ringraziata. È il fair play tra due atlete della nazionale e, come dicevamo, stesso tecnico, e difatti le due atlete sono in splendida solitudine in questo minuto di pausa. Il tecnico ovviamente non favorisce né una né l'altra, si astiene. Vediamo ancora le qui c'è immagini salienti all'interno della... E questo è il colpo in tempo che abbiamo raccontato prima, colpo al braccio sulla preparazione, sull'avanzata della Criscio. Sei vantaggio Michela Battiston. Avanza Martina, tacco. Criscio, tacco Criscio. Va ad accorciare le distanze, a chiudere l'attacco la sciabolatrice pugliese. È un cartellino giallo per Michela Battiston, che si è mossa prima della boi. Chiede chiarimento Michela Battiston. Si riprende. Tacco, parata e risposta. Tacco Criscio, parata e risposta di Michela Battiston. Con grande sicurezza ha aspettato l'attacco dell'avversaria. Criscio che ha vinto già un titolo italiano nel 2016. Tacco no, non arriva subito l'attacco della Battiston. C'è la stoccata della Criscio, non c'è stata quella continuità nell'attacco. Chiede il check. Per Battiston sarebbe invece la prima volta in carriera. Vediamo il check, vediamo il signor Muraca con Jacopo Rubini al video, eccolo, prontamente colto dalle nostre telecamere guidate da Pietro Sollecchia. Vediamo, cambia, viene dato l'attacco alla Battiston. 9-8, passo in vantaggio, grandissimo equilibrio, bellissima finale tricolore per questo titolo 2024 nella sciabola femminile. 10-7, sì, il punteggio viene adesso corretto. Ancora Battiston, sì. Precedenza di gambe per la Criscio. Ancora attacco Battiston, la sciabola si dà grande attenzione alla continuità dell'attacco, bisogna sempre minacciare il bersaglio, si può marciare col braccio arretrato, fare pause, dare precedenza alle gambe, altrimenti il colpo tirato in quel momento viene considerato valido, anche se uno sta attaccando. Sta prendendo largo la sciabolatrice friulana. L'attacco no, la prima risposta della Battiston non tocca, c'è cioè poi la stoccata della Criscio. Mette in guardia i due contendenti. Attacco Criscio. Chiede il video Battiston, non è d'accordo. È convinta che sia arrivata subito la stoccata della sua avversaria. La rivediamo.
attacco che arriva all'interno. Confermato l'attacco. Ancora attacco. 12-10. Attacco tocca. Stavolta non protesta Battiston. Accetta il verdetto. Ancora attacco della Criscio. Sempre all'interno. Bersaglio interno. Sistema la scarpa. Sì, si è rifatta sotto, sembrava che Michela Battistone avesse trovato la chiave giusta, aveva allungato sull'avversaria. A volte si cerca anche di tre stoccate. Questo momento di pausa, sì, proprio per rompere, certo, il ritmo dell'avversaria. 12-11, adesso minacciosamente si rifà sotto la sciabolatrice di Foggia. Attacco, parata e risposta. Ed è parità. Attacco, parata e risposta. E qui un break di 5 stoccate a 0, se abbiamo contato bene. Quindi parato seconda, ha difeso il fianco e ha risposto. 4-0. E adesso Battiston interrompe la serie dell'avversario. Parata e risposta della Battiston. Quarta questa volta. Difesa del bersaglio interno. Si gioca punto a punto. Ancora parata e risposta, accusa la stoccata la Battiston, riconosce di essere stata toccata. È grandissimo equilibrio questa finale. Eh sì, bellissima, bellissima, 13 pari. Tacco tocca. Adesso il vantaggio Battiston, 14esima stoccata. Ha provato ad andare a parare la Criscio. Carattere di Martina Criscio, che ha recuperato una situazione delicata, difficile. Non è semplice nella sciabola quando si è sotto, per proprio le caratteristiche dell'arma. Ed è del primo piano alla tiratrice delle Fiamme Oro. Tacco. Parità. Criscio. Parità. Tutto in una stoccata. Proprio qui è il caso di dirlo. Titolo in una stoccata. In una sola stoccata. 14 pari. Questa che verrà sarà la stoccata tricolore 2024 nella sciabola femminile individuale. Mette giù la maschera. Signor Muraca, pronti a voi. E vediamo, va al video per accertarsi. Esultano tutte e due. Attacco. Esultano tutte e due. E vedete, c'è il adesso vedranno controllo con Jacopo Rubini. Sorridono, vediamo la decisione del signor Marco Muraca. È bellissimo questo che abbiamo visto. E la segna la stoccata a Michela Battistone, il suo primo titolo italiano. Martina Criscio fulmina l'arbitro con lo sguardo. Guardate Martina Criscio. È la gioia di Michela Battistone, il suo primo titolo italiano nella sciabola femminile individuale per questa ragazza di Palmanova. Sono andati a vedere proprio la continuità dell'attacco della Criscio, se arrivasse subito o in un secondo tempo. Quindi a quel vediamo punto... se la nostra regia ci può riproporre quest'ultima stoccata. 15-14 il punteggio, eccola qui. Va comunque la, ecco, non arriva subito
diciamo che nella sciabola bisogna dare sempre continuità all'attacco, non si può tirare a fondo e poi tirare il colpo, quindi a quel punto viene data la possibilità di una risposta all'avversaria. Esultava anche Martina Griscio. È andata comunque la Martina Griscio, è andata subito verso il tavolo della giuria a salutare sia l'arbitro che l'addetto al video. Rivediamo ancora. Ma questa è una stoccata precedente. Sì. Sono le immagini di questa bella finale. Comunque è stata una bellissima finale, come avevamo annunciato all'inizio, finita in perfetto equilibrio, si è risolto tutto nella stoccata finale. Allora Dario Cioffi, il capo ufficio stampa della Federazione Italiana Scherma, sempre molto attento, sta conducendo la neocampionessa d'Italia, quindi davvero una prima volta sia per Luca Curatoli, edizione storica per loro questa, ricorderanno Cagliari 2024, la prima volta in Sardegna degli assoluti e dei campionati di Serie A 1 squadre, la ricorderanno, la ricorda Luca Curatoli la sua prima volta, come la ricorda Michela Battiston, vai Vincenzo Di Monte. Sì, allora giriamo subito questa riflessione a Michela Battiston, che ti sei laureata campione d'Italia per la prima volta, come poco prima di te è successo a Luca Cavaliere. Le tue emozioni? Bello, in questo momento non sto capendo niente. Siamo campioni d'Italia! Il fidanzato, immagini. Sì. Scusate, comunque no, non sto ancora realizzando, non devo un attimo capire dove sono. No, sono contentissima, cioè è proprio bello, bello. Una finale anche bellissima perché diciamo ti eri assicurata un certo vantaggio, poi la tua avversaria, la Criscio, ti aveva raggiunto, vi siete giocato tutto in un'ultima stoccata e tra l'altro non si sapeva poi alla fine chi avesse messo a segno la stoccata, fortunatamente era la tua. Sì, era al limite. Fortunatamente per te, no? Certo. Scusami. No, era al limite, vabbè, siamo comunque due atlete della squadra, è normale che ci siano assalti così tanto al cardiopalma, me lo aspettavo sinceramente che ci fosse stato un assalto così, però bello, cioè ancora più bello forse vincere a 14 con la suspense del video dell'ultima stoccata, no, bene, è andata sicuramente sì, per lo spettacolo è più bello. Un'ultima riflessione prima di andare rapidamente, tu e la tua avversaria vi conoscete benissimo, vi vedete tutti i giorni, vi allenate nella stessa palestra, ma com'è diciamo giocarsi il titolo con una persona che conosci così bene? Appunto è ancora più difficile perché comunque ci conosciamo tutte e due molto molto bene e quindi è proprio questo che diciamo rende poi l'assalto ancora più difficile, perché ognuno conosce i punti deboli dell'altro ed si crea lì poi il gioco divertente. Federico, Stefano, sì, voi. Michela, volevo complimenti per questo titolo italiano, Michela Battiston, primo titolo italiano in carriera, sei ancora giovane, classe 97, devi compiere ancora 27 anni, la prima Olimpiade l'hai disputata giovanissima. Abbiamo sentito prima Nicola Zanotti, il percorso di qualificazione è stato difficile, è stato complicato, no? Fino alla fine. E ti appresti a vivere questa seconda esperienza nella manifestazione più importante per uno schermidore? Io dico che questa volta, questa seconda Olimpiade, a parte sì, il viverlo proprio, vivere la qualificazione al 100%, perché io a Tokyo sono entrata diciamo in corso d'opera in squadra e ho vissuto poco della qualifica in sé, e questa volta essere proprio protagonista e c'è una responsabilità diversa, e diciamo viverla da titolare è molto più complicato, perché proprio ti senti sul pezzo ed è molto molto stressante rispetto all'altra volta, infatti l'ho vissuta con più stress sicuramente, ma alla fine diciamo che ne valsa la pena, un po' di sofferenza ne valsa la pena. Michela, complimenti, sono Stefano, ciao. E ciao. Ti volevo dire, no, io entro più nel merito dell'assalto perché hai preso un cartellino giallo per il movimento anticipato, sì. E hai vissuto poi con un po' di paura nel proseguo dell'incontro, perché ogni volta che il presidente di giuria stava per darle a voi gli hai chiesto più volte di sì, aspettare un attimo, ecco. Ho chiesto un po' di scusa durante esatto, quindi l'hai vissuto con un po' di apprensione poi. Esatto.
Sì, sì, no, diciamo che non pensavo troppo al cartellino, anche perché in realtà non l'ho preso per essere partita prima, ma perché ho chiesto l'alto, perché pensavo, sì, che fosse partita prima Martina, solo per quello. Però no, ero tranquilla perché in realtà sapevo di star gestendo bene i tempi e quindi non ero troppo tesa per partire prima. Grazie, complimenti ancora, in bocca, grazie, al lupo naturalmente per l'Europeo e l'Olimpiade. Grazie a Vincenzo Di Monte per il suo prezioso contributo dal salotto. Stiamo tutti uscendo. I protagonisti abbiamo sentito, siamo in chiusura di collegamento dunque per questa quinta giornata, la penultima dal Palapirastu di Cagliari, la prima dedicata alla sciabola, poi a chiudere sarà la sciabola a squadre sia femminile sia maschile. Grazie a Pietro Sollecchi in regia, a Stefano Pantaleo.